È stato vittima di un terribile incidente che in pratica le ha cambiato la vita. Questo doloroso episodio l'ha avvicinata a Dio? Beh, diciamo che non è che non mi sono mai allontanato forse da Dio, quindi il mio rapporto con Dio è sempre rimasto uguale, quindi non mi sono mai rivolto a Dio con arroganza dopo un mio incidente, anche se ogni tanto gli chiedo il perché. Quindi perché ho avuto questo incidente, però non c'è stato mai un distacco e nemmeno un avvicinamento ulteriore, quindi la mia vita è continuata come prima e continua come prima. Per superare questo difficilissimo momento, quanto vi è stata di aiuto la fede? Ma io penso che nella vita, nell'equilibrio della vita, la fede sia importante. Io sono cattolico, ho avuto un'educazione cristiana, i miei genitori mi hanno insegnato, anche senza dirmi niente, con il loro comportamento, le regole della vita, quindi il rispetto dei comandamenti. Mi ritengo una persona molto equilibrata e non mi esalto nei momenti di gloria, nei momenti positivi, non mi abbatto mai anche nel momento difficile, nel momento dove incontro degli ostacoli, così come è stato dopo l'incidente. Quindi penso che arrivi forse da questa educazione, da questo equilibrio che ho avuto da giovane. Che cosa intende per la fede? E forse credere in qualche cosa. Uno ha fede nella religione, in Dio, quindi fede nel suo lavoro, quindi credere in qualche cosa per poter vivere e poter continuare la vita in senso positivo e anche con tranquillità. Quindi è importante avere un riferimento nella vita. Che cosa pensa della morte? Le fa paura? E se crede nella vita eterna dopo la morte? No, la morte, tutti siamo dei comuni mortali, quindi un giorno e l'altro dobbiamo lasciare questo mondo, quindi non mi fa paura, è un passaggio della vita, credo che ognuno abbia il destino segnato dalla nascita. Io d'altronde in questa esperienza drammatica sono passato molto vicino, addirittura sembra strano che sia sopravvissuto a questo drammatico incidente, quindi la morte la vedo, è un'amica, diciamo, non è che mi fa paura. E nella reincarnazione sì, io ci credo, non è che mi faccio un'ossessione, però ci sono delle verità, addirittura mi dicono che io sto vivendo una terza vita. Qual è il suo rapporto con il prossimo? Questo forse è cambiato, dopo l'incidente sono diventato più meno tollerante, più esigente, quindi sopporto difficilmente, quindi sono dentro meno tollerante soprattutto verso l'idiozia, il menefreghismo della gente, la superficialità, però mi ha aiutato molto conoscere le persone che veramente soffrono, quindi persone che sono in cattive condizioni, in peggiori condizioni, che hanno più problemi.